Ci tengo a precisare un'altra cosa, io ho già detto la mamma della candidata più giovane, sono anche circa 20 anni che milito in Salvini Nazione e ne sono dirigente. Mi premeva dirlo, giusto per dire che non sono qui per caso. Niente, tanto complimenti agli interventi che mi hanno preceduto dal pubblico. Veramente ho notato che c'era un senso di passione, cioè di cose dette veramente col cuore, veramente cose che sentite, e questo è un buon segno, e di buon auspicio anche, perché ogni persona che qui naturalmente poi al di fuori da questa sala sicuramente avrà di che dire e di che parlare. Che dire, io col pensiero sono già oltre, io sono già alla fase successiva di questa esperienza. Perché per me è già è una vittoria il fatto che questa coalizione si sia messa su, si sia messa in piedi. Intanto dov'è la sostanza che la differenzia da tutte le altre coalizioni, partiti, da tutti gli altri che corrono per queste elezioni? La differenza è che per la prima volta, per quanto riguarda un movimento sardo, un movimento di riscossa, un movimento di lotta per la liberazione di questo popolo, è partita un'esigenza di base da parte di quelle che sono le categorie sociali e lavorative di questa terra di dire basta, è arrivato un tempo di non delegare più a nessuno. Adesso ci assumiamo le nostre responsabilità e scendiamo noi in campo. Tanto è vero che la lista Sovrania è composta non solo dalla componente politica, quindi Salvini Nazione e Fiocco Verde, ma soprattutto da quella che è la forza che comunque porta avanti la nazione, la nazione sarda per quanto riguarda il lavoro, perlomeno quello che è rimasto, che sono le categorie di impresa, artigiani e commercianti. Quindi questa è già l'innovazione e questo è già un passo molto avanti. Io, come tutti voi, presumo che in questo periodo abbiate sentito più o meno dibattiti politici, regionali, nazionali nostre o nazionali italiani, di esponenti che vengono a raccontarcela per l'ennesima volta. Ma non ce la raccontano solo gli esponenti nazionali italiani, ce la raccontano anche i nostri sardi istituzionalmente posizionati. E ci raccontano sempre le stesse cose, cioè non si spostano di una virgola, copiano quando devono dire qualcosa di innovativo perché l'hanno copiato. E l'hanno copiato anche male, perché poi non lo sanno dire, perché non ci mettono la passione, non ci mettono, non danno conseguenza a quello che stanno dicendo, quindi cadono lì, rimane uno slogan, e però lo possiamo capire noi, perché noi l'abbiamo partorito quel pensiero e lo capiamo che stanno bleffando, ma purtroppo l'utenza ancora riesce a farsi avvindolare probabilmente. Perché dicevo che per me siamo già oltre, a prescindere da quello che sarà il risultato? Siamo già oltre perché io già mi vedo con questa aggregazione, con questa coalizione di uomini, di competenze politiche, di competenze di settore, di competenze economiche. Cioè non è che noi stiamo andando a raccontare un qualcosa che abbiamo sentito, noi stiamo andando a raccontare, a dire un qualcosa che abbiamo studiato, che abbiamo vissuto, che abbiamo praticato. Non siamo una cozzaglia di gente messa lì per riferire o ribadire concetti vecchi e stravecchi. Noi siamo oltre, noi siamo l'avanguardia, noi siamo il nuovo in questa terra. Sovrania oggi è il nuovo, è una nuova proposta. E allora io dico, d'ora in poi, finita questa campagna elettorale, da stanotte, da lunedì sera, da martedì mattina, mettiamoci in testa che non ci possiamo più permettere assolutamente di spendere né mezzo minuto di tempo e di energia per continuare a parlare di questi malviventi, che siano uomini, che siano politici. Noi abbiamo le competenze per andare avanti, noi lavoriamo per quello che abbiamo deciso di fare. Saranno loro e il popolo
lavoro soprattutto, a capire che noi tempo da perdere non ne abbiamo più. Noi lo sappiamo dove stiamo andando e sappiamo dove dobbiamo arrivare. E questa è la differenza e questo ci deve differenziare. Iniziamo a costruire cellule, iniziamo a costruire una rete che ci permetta di muoverci lungo e largo per la Sardegna. Già lo abbiamo fatto per questa campagna elettorale e la risposta c'è. La gente capisce, la gente ci ascolta e la gente sa chi siamo, che cosa vogliamo dire e soprattutto ne riconosce la capacità. Mi fermo.